Ragazzi, finalmente ci siamo, ce l'abbiamo fatta, il gioco è partito, sono le 7:40 di sera, non so ancora vedrete questo video, ma non ci saranno tagli affinché l'elaborazione sia più quanto più rapida possibile. Per cui, partiamo con nuova carriera, finalmente, e vi annuncio, USA Rose attuale, sì, ho fatto giusto qualche trasferimento rapido, ragazzi, ma niente di trascendentale, vi annuncio che questa sarà una prima parte di carriera, nel senso che noi inizieremo oggi la nuova carriera. Questa nuova carriera sarà con la Lazio e ci porterà fino al lancio di FIFA 21 sulla Next Gen. Useremo questo periodo che ci separa dal lancio di FIFA sulla Next Gen, in cui i salvataggi di questa current gen non sarebbero compatibili, per testare la modalità carriera, per imparare un po' le novità, per valutare eventuali problemi che potrebbero esserci e che non voglio avere quando partiremo con la carriera ufficiale, che sarà su Xbox Serie X con il Monaco 1860, così già lo sapete, ma la inizieremo il 10 novembre, 11 novembre, insomma quando uscirà la nuova console. Questo mese appunto sarà di prova, inizieremo a vedere la nuova carriera, inizieremo a studiarla, a capirla e a prendergli un po' le misure. Per cui partiamo così. Con questa. Sì, prendiamo. Io penso che non cambi granché. Facciamo una cosa che sia relativamente realistica. Mettiamo Aldo. 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 De. Ecco. Il sogno proibito di Lotito, uno da pagare due soldi. C'è il Bangladesh per cortesia? Possiamo. Oh, vedi che qui c'è. Benissimo, credo che i modelli di viso non siano cambiati di una virgola. Esattamente sì. E allora, signori, tanto per adesso non è importante. Io voglio basarmi semplicemente sul discorso. Capelli, è l'unica cosa che distingue il nostro Aldo da qualsiasi altro uomo sulla faccia della terra. E noi vogliamo. Per l'appunto, eccoci qua. Vediamo un fluente capello. Sono le stesse identiche cose dell'anno scorso. Benissimo. Vedo che non è cambiato granché. Poi avremo tutto il tempo per cambiare, per fare. Ma anche i colori sono gli stessi dell'anno scorso. Identici. Però il rosso c'è, che è più un viola che un rosso. Ma va bene così. Ecco. Barba uguale all'anno scorso. Sì, oggi lo facciamo barbuto questo Aldo. Quest'anno, ecco, non posso avere la barba dello stesso colore dei capelli. Per qual motivo? E allora faremo doppia barba. I vestiti, possiamo avere qualcosa di diverso dall'anno scorso? No, ci sono le stesse identiche cose dell'anno scorso. Vabbè, del look ce ne preoccuperemo in un altro momento. Andiamo avanti, andiamo alla carriera. Allora, prima stagione appunto con la Lazio che ha 39 milioni di budget, se ti piacerebbe. Vabbè, io ho fatto a mano i trasferimenti più significativi, ma ragazzi, una cosa veramente velocissima, tanto ripeto, una carriera per valutare la modalità, non per fare granché. Ultimate, 4 mila al solito, competizioni attive, assolutamente sì, cambio di proprietà, no. Rigore trattative, io voglio rigido. Offerte di lavoro, finestra di mercato attiva, stadio, non c'è più l'Olimpico, c'è lo Stadion Olympic, ci prendiamo questo, va bene. E andiamo, immergiamoci, il calcio è tornato, portarci quanto ci avete fatto pena per iniziare sta carriera. Speriamo bene, allora, stasera avrete il primo episodio della carriera, domani avrete, credo, un altro episodio della carriera, un episodio del foot per vedere un po' anche lì di che cosa. Insomma, che cosa si muove da quelle parti e valuteremo, credo, in questi giorni anche la carriera da giocatore, anche se credo che non ci saranno grosse novità. Diciamo che io ho questa prova di 10 ore e poi, come tutti i comuni mortali, giocherò quando il gioco sarà uscito, per cui queste 10 ore vorrei sfruttarle su quello che vi interessa di più. Ergo, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi intriga particolarmente, qualcosa che vi incuriosisce, qualcosa a cui vorreste che io dessi risposta e mi concentrerò su quelle cose che chiederete. Oh! Oh! De 1! Bene, allora, ragazzi, intanto vediamo la squadra.
Lucidità, forma fisica e morale. La lucidità aumenta le prestazioni dei giocatori rendendoli più reattivi ed efficaci in partita. Assicurati che ogni giocatore si alleni e giochi abbastanza per rimanere lucido. Forma fisica, vabbè, quella lo sappiamo. Il morale incide sulle prestazioni. Va benissimo. Allora, ragazzi, in questo momento io mi sono basato su quello che è praticamente semi-ufficiale della Lazio, per cui Fares l'ho messo e Scalante me lo sono scordato. Vabbè, poco importa, tanto ripeto, è una carriera che in questo momento vuole permetterci di valutare le novità piuttosto che di andare a fare qualcosa di iper preciso. Sono tutti abbastanza scialli, tranquilli. Ok, notifiche. Allora, dati importanti. Allora, il vivaio. Andiamo al vivaio. Far crescere i giocatori nel vivaio del club ti permetterà di plasmarli in base alle necessità della tua rosa. Seleziona un piano di crescita per ogni calciatore e assegna loro le istruzioni da seguire affinché diventi il tipo di giocatore che desideri. Quando pensi che un giovane sia pronto, promuovilo, va bene. Allora, Schinkel, io intanto mi levo da qua. Io ovviamente non ho ancora fatto una partita, ragazzi, lo sto scoprendo con voi. Christian Rossi sembra essere una discreta bombetta. Alan Simmons, German Carrasco e Veini Turunen. No, questo Rossi c'ha un certo potenziale. Piano di crescita. A tutti i giocatori viene assegnato un piano di crescita. Esso permette al giocatore di migliorare certe abilità specifiche per aiutarlo nella sua crescita generale. Le abilità tendono a diminuire con gli anni. Scegli il piano che rallenti la riduzione di abilità specifiche e consente ai giocatori di continuare a dare il loro contributo in campo. Cambio di ruolo, ok. Allora, dunque, equilibrato, regista, box to box, centrocampista che recupera palloni, centrocampista centrale. Lui, che è un CC, potrebbe essere modificato per diventare qualsiasi cosa che sta dal terzino difensivo alla punta centrale, quindi non c'è grande limite. Però tutto richiede un certo tempo, perché per esempio, se lo volessi trasformare in terzino adesso sarebbero 110 settimane, 170 addirittura, difensore centrale. 2 settimane per il centrocampista esterno. Quindi in base a quello, a quanto cambia rispetto al suo originale, costa un tot di tempo. E vabbè, piano di crescita equilibrato per adesso. Quindi ok, questo discorso ci permette di variare un po' i giocatori. Bene. Ed è per le giovanili. Per adesso non tocchiamo niente, cerchiamo di capire un po' le questioni. Quindi, allora, il piano di crescita mi interessa un sacco. Staff primavera. Osserva i giovani, ok. Qua ragazzi, se notate cose strane, ovviamente ditelo, perché noi come sempre mandiamo i giocatori. Scusate, io ho il richiamo del Cameron, scusate, ma devo vedere se anche quest'anno ci sono gli indrii in Cameron, è una mia prova personale. Giuseppe Gentile lo mandiamo là, perfetto. Trasferimenti, adesso proveremo a mettere le mani su un difensore decente, almeno noi. E la Brosa. Info giocatore, la Brosa contiene tutte le informazioni, i piani di crescita e altre azioni. Oh. Quindi, per esempio, se io volessi mettere Proto in vendita, Guerrieri in vendita, no, Guidone no, ci ho ripensato. C'è ancora il bug? No. Bene. Durmisi in vendita, più veloce della luce proprio. La Lazio che vorrei, ecco. Oh. Patrick in vendita. George Silva, Armini me lo terrei, Vavro più veloce della luce, lo vorrei lontano da formarlo, ma però lo teniamo. Lulic, Fares, Minala, Cataldi, Milinkovic, Pereira, Marusic, Lazzari, Raul Moro, lo manderei in prestito onestamente, così vediamo anche i prestiti. Bobby non si tocca, Andre Anderson in prestito. Caicedo, Correa, Morisi e Immobile. Statistiche, crescita. Di qua ci fa vedere anche la crescita rispetto al piano scelto. E le finanze. Ok, allora se io con questi soldi volessi andare a comprare un difensore,
Trova giocatori specifici, informazioni dettagliate. E ok, qua sembra tutto discretamente regolare. Allora, la lista svincolati. Lo so che volevate vedere questa cosa come prima cosa, e, per vedere se esiste Takara anche quest'anno. Allora, vediamo un po' se riconoscete i nomi, ditelo, eh. Chiaramente con la Lazio non si può andare a caccia. Oh, il vecchio Blasic non manca mai, eh. Questo ovviamente, ragazzi, sarà un primo episodio semplicemente esplorativo, poi con calma vedremo tutto il resto. Dai, andiamo a vedere se c'è lui. Andiamo a vedere se c'è lui. Il mondo si sta chiedendo se c'è Takar e noi dobbiamo rispondere a questa domanda. C'è Takar. C'è anche quest'anno. Un magico c'è. Anche quest'anno è fra noi, benissimo. Ed è tutto ciò che volevamo sapere. Detto ciò, allora io vorrei regalare alla Lazio il ritorno di Felipe, che non c'è. Felipe Anderson. Oh, in uscita dal West Ham. C'ha sempre quel sorriso che piace, Felipe. C'ha sempre quel sorriso che piace. Per la difesa, io vorrei andare un po' in linea con quello che la Lazio aveva. Cioè, beh, c'è Hurt, per carità, però ecco, magari no. Ecco, quindi potremmo andare a vedere la lista sul mercato. Un difensore centrale, vedere che cosa offre la casa. Gigliotti, c'è solo Gigliotti. Vabbè, al difensore centrale ci penseremo poi. Intanto andiamo a provare una prima offerta. Hub mercato. Osserva giocatori, fa un'offerta. Vabbè, lo sappiamo, dai. Dunque, ma che cosa? Ma dove? Ancora chi? Cosa vuol dire nutrire rancore? Ma stiamo scherzando? Mi sento un po' a disagio in questo momento. Va bene, lo posso accettare. Chi c'è sul mercato? Andiamo a vedere un po'. Più che sul mercato, in lista prestiti, è una cosa che piacerebbe tanto al nostro presidente. Io voglio essere tendenzialmente realistico. Poi ovviamente, ragazzi, si accettano suggerimenti, eh. Ovviamente. Ma se io volessi provare a prendere tipo Milenkovic, che mi sembra un ottimo difensore, l'ho sempre pensato. Giovane di grande prospettiva. Pure questo c'ha grande odio e rancore nei confronti. No, no. Spero di no. La squadra rivale interna con il club rivale. Ma lo sapete che è una figata questa cosa del mercato molto rigida? Mi piace un casino. Mi piace, infatti anche ai cani fuori piace, vedete come sono tutti emozionati. A questo punto, dove andiamo a sbattere la testa? Io vorrei fare almeno una trattativa per Diana. Non chiedo tanto, un difensore centrale. Adesso capisco come si sente Tare. Dunque, andiamo in Premier. Che potrebbe essere. E vediamo i difensori centrali della Premier. Tipo Ampadu. Ache. Maglie. Ma il vecchio Otamendi in uscita dal. Il vecchio Otamendi in uscita dal City, che è stato
a volte ha costato alla Lazio, a me non mi sarebbe dispiaciuto manco per niente, onestamente. Andiamo a vedere se si riesce. Otamendi, 11 milioni. Oh, se va andato a trattare, dai. Finalmente. Qui ovviamente leveremo tutto l'audio di pianisti vari. Allora, caro Pep, ti interessa Vavro? Con soldi. Oh, quindi Vavro che è valutato 3, lui è valutato 11, io offro altro scambio. Posso aggiungerne un altro? Scusate, prova del momento. Jorge Silva. Ah, no, 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 no. Quindi propone altro scambio. Quindi un giocatore solamente alla volta. Non se ne possono offrire più di uno. Quindi ci siamo levati anche questo dubbio. Quindi Vavro va bene. Con 6 milioni. Può piacere? Non gli piace Vavro, ma vogliono 10 milioni. Controfferta. Scambio giocatori, io proverei a mettere a questo punto, che ne so, Jorge Silva per abbassare un po' la quota, 9-2 Silva. Niente, non gli è, vabbè, vogliono i soldi, va bene, vabbè. Pur di chiudere il nostro Barbanera, è disposto, è disposto. Comunque, devo dire, scusate la botta al microfono, devo dire che... mazza che mascellone. Ma chi sei? Rich Forrest? Devo dire che le trattative... Ecco, io infatti vorrei provare anche quello durante questo mese. Renderci conto se le trattative rigide possono essere interessanti in ottica di carriera. E mi piace, devo dire, mi piace molto. 3 anni di contratto. Un anno, come l'anno scorso, se gli dici uno in più va bene, se gli dici uno in più va bene. Niente clausola, va bene. Si riduce anche lo stipendio, ombre umilissimo. Bene. Quindi il mercato della Lazio con questo acquisto di Otamendi, devo dire che acquista un certo spessore in più. Vuoi salvare? Sì, facciamo così e andiamo, ora che abbiamo provato, a fare l'allenamento. Allora, l'allenamento, come ben sappiamo adesso dallo studio fatto preventivamente, si suddivide in diverse sessioni. Scenari difensivi, dribbling dentro la zona. Allora, se io simulo, avrò massimo 50. Se io svolgo, otterrò poi simulando il miglior risultato mai conseguito. Per cui se io svolgo l'esercizio e faccio scenari difensivi, svolgiamone uno. Così iniziamo anche a prendere un po' di mistichezza col gioco. Il contenimento è servito veramente a poco, ma dai, dai. Attaccalo però, su. Sta aspettando le guardie. Noi Alevi. Noi Alevi. Ah, cominciamo benissimo. Ok. Facciamo prima. Che poi tra l'altro io è un periodo che gioco solo a PES praticamente. Per cui voglio ride. Vediamo un po' come ce la caviamo. Uomo pieno. Dai, no, ma come con messo fallo? Su. La difesa non si è allenata proprio benissimo, eh. Bisogna dirlo. Okay, se il portiere. Aia. Se il portiere para, ma la dovresti dare. Vabbè, che non ho. Aia. Beh, comunque è realistica questa difesa della Lazio, devo dire. Siamo particolarmente. Ma non è. Ma non. Va bene, vedo i risultati. Va bene così. La difesa non si è allenata proprio benissimissimo. Simula tutto. Però scusate, eh. Cambia giocatori. Qua intanto ci sono colonne sonore che andranno levate. E
Perché solamente... Ah, perché mi allena solo i titolari o le riserve? Cioè, in base a chi mettiamo. No, in realtà no. Posso avere solamente tre uomini alla volta. E perché sta cosa? Salva le modifiche. Cioè, non possiamo avere più uomini di così. Cambia esercizio. Se io cambio esercizio, mi dà un quantitativo diverso. Se in base all'esercizio ci stanno un tot di giocatori. Carosello. Fagli far carosello. Scegliamo i giocatori, avanti. E finalizziamo. Ok. Adesso è chiaro. Quindi dovremmo studiare anche molto bene quello, eh. Vedete, hanno perso 10 di forma fisica, hanno acquistato 2 di lucidità. E, comunque è particolare, devo dire. Devo dire di sì. Allora, aspettate un attimo. Crescita. Ah, qua torniamo al discorso di prima, benissimo. Il programma settimanale. Regole calendario per selezione giornaliera. Ah, qui dobbiamo scegliere il giusto equilibrio per allenarci e per riposarci. Morale cresce, forma pure. Ok. C'ho tutto in mente, c'ho tutto in mente. Simulazione veloce. È calata la forma. Ok, allora, posto in arrivo, vediamo un po'. Dunque, cerco nuove promesse. Chat giocatore, 2 mesi. Mi sto guardando intorno. Entusiasta per il futuro. Bene così. Allora, ragazzi, così, Lazio-Manchester, secca. Gioca partita simula simulazione veloce. Allora, noi ne giocheremo ovviamente una perché almeno la partita la vorrei vedere. Luis Alberto Milinkovic, Lazzari, Lulic, Correa, Immobile. Gestione squadra. Allora, abbiamo Pereira da provare. Aspetta, non te voglio vedere manco da lontano. E Molisi, almeno a FIFA lo vediamo. Il resto sembra tutto rimasto abbastanza identico a com'era. Proviamo a giocarla. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Sono veramente, veramente curioso di vedere un po' palla alla mano com'è il gioco. C'è grande attesa per questo match. Buon divertimento, amici, Ci alla siamo. visione da parte di Piero Gipardo e Stefano Nava. Si gioca per il primo match della fase a gironi di questo torneo precampionato. In campo le formazioni di Lazio e Manchester United. È solo un torneo Ah, amichevole. tecnicamente è rimasto tutto Riaprendo il abbastanza programma, queste sfide vi identico a come lo servono per avere una ricordavamo. condizione migliore in vista della stagione Allora, ufficiale. Poi, se c'è una ragazzi, maglia da onorare, siamo come quella. tornati. Dopo una lunga attesa, Luis Alberto. finalmente. Lucas Leiva, pallone regalato agli avversari. Devo levarmi dalla testa PES e il tener premuto A ossessivamente. I Red Devils Bravissimo. regalano il possesso. Stiamo giocando a Ultimate con Questa ovviamente slide non concentrazione europea si modificate perché annuncia valuteremo davvero un anche torneo quello interessante. quest'anno, Credo proprio che lo sarà. È già ai eh. miei Io spero tempi. Queste che il competizioni erano Signore ci molto importanti per risparmi preparare al quell'incubo miglio la avuto stagione l'anno scorso venustiana. Qui dover abbiamo toccare le slide ogni una 3 serie di secondi squadre perché dai anche nomi basta. decisamente interessanti. Palla che Allora, il finisce in precampionato è out. storicamente molto semplice. Io ovviamente non vi farò tagli in questa partita perché voglio che possiate vedere il gioco nella sua interezza, nel bene e nel male. Quindi Lazzari. ogni sequenza vi potrebbe essere Ferma utile per capire l'avversario, qualcosa palla del in palo gioco che laterale. magari inizialmente. Vincenzo ha deciso di puntare sul nuovo allenatore per inseguire la qualificazione alla Champions. Vedremo se la scommessa si Io vi rivelerà dico, palla azzeccata. alla Ogni mano tanto non, per si siede per ora. la prima Ma volta su questa ripeto, panchina ed è un test ma importante avete anche visto, da sono parte di 5 André minuti Vecchio. contati. Non sento grandissime Ottima la variazioni rispetto copertura all'anno del scorso, ma difensore. in termini di animazioni un po' sì. Fatti Lulic. vedere.
Lazio che prova a rendersi pericolosa. Vediamo un po' sti grossa. Lazzari. Pallone che è terminato fuori, possono andare. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Pallone in mezzo. Non un granché. Già che se prende la palla di testa. Ma credo l'abbia colpita con la parte alta, non con la fronte. Là c'era un fallo grosso me la casa in aria, ma va bene uguale. Ma va bene uguale. La storia recente dello Amunisi. Dai un po' su, animo. Sulla panchina dei Red Devils che ha portato nella bacheca del club qualcosa come 38. Chissà se lo rivedremo mai in campo. Difficile raccogliere la sua eredità, ci hanno provato in tanti i primi anni. Direi sono stati molto duri, eh? I risultati tardavano ad arrivare sia in patria che in Europa fino all'arrivo dello Special One. Bravissimo Otamendi, li conosce. Li conosce. L'arbitro concede la norma al vantaggio. Oh, poi no! Se mi avesse dato brutta gestione Otamendi. Mazza, già leader comunque, eh. Sì. Grande apertura. Luis. I cross sono strani una cifra. Sono strani una cifra, veramente tanto. Milinkovic Savic. Fallo. Niente. Ma che sei, quello di Lazio Atalanta? Sotto mentite spoglie. Bruno Fernandes. Aia. Questo lancio. Grande giocata. Ed è il primo gol della gara. Vabbè, Martial ci purga così. Tanto io sono in basso. Perché sono in basso? Mi metto in alto, ragazzi. Mi metto in alto. Era quello che non funzionava. Partita che riprende con lo United davanti. Io vorrei un attimino andare a vedere i cross, perché l'ho trovati effettivamente stranissimi. Immobile. Grande intervento del difensore. Comunque, raga, ultimate sembra una difficoltà normale. Williams. Il tiro è stato normale. L'ho trovato, quantomeno. Greenwood. Niente di trascendentale. Sembra che la squadra giochi molto bene. Diciamo che Cormona con 1860. Ci riprova. Red Devils ancora a segno. Vantaggio che comincia a farsi importante. Quello di due reti. A stracoscia, mali mortacci di Pippo. Vabbè. Stanno approfittando del passaggio a vuoto degli avversari. Ha salutato, vedi? Ciao Thomas, ciao anche a te. È bello vederti, sì. La squadra? Raga, se ve va, Cioè, il povero Lazzari non è Bale che ne salta due in velocità, comunque devo dire che occhio all'uno contro uno potrebbe essere stimolante quest'anno potrebbe essere stimolante. Sì, nessuno lieto, anche perché ultimate sembra che a livello atletico non proponga variazioni rispetto a quello che è il gioco base, per cui vi dirò. Ma se io adesso, per dire, no, volessi simulare il resto. Simula il resto. Ammazza, ma che me la leggi il pensiero? Così vediamo. Comincia anche un po'. Dunque, con lo United davanti. Che succede? Bruno Fernandes. Si può cambiare il piano di gioco. Si possono vedere le valutazioni. Fanno girare palla in la condizione atletica. Giusto. Ripartono in campo aperto. Voglio vedere poi se c'è un'azione interessante. Voglio scendere in campo anch'io. Ma stavolta è scattato in anticipo. Comunque ce n'è di roba da fare quest'anno, ragazzi. Cerca con questo lancio in profondità. Perché anche una carriera manageriale sarebbe molto bella. In stile football manager si potrebbe fare qualcosa di interessante, secondo me. Da valutare. Io vi voglio propositivi, ragazzi. Nei commenti fatevi sentire, proponete, commentate, date il vostro parere su quello che state vedendo, perché potremmo divertirci quest'anno. Sì.
Ho la sensazione che potrebbe essere Ciro Immobile. un'annata Occhio intrigante. Immobile. È in zona cross. Subentro. Attenzione Immobile. Eccomi Nikolić Savić. Grande recupero in No. area. E io volendo potrei riuscire adesso. Secondo le indicazioni raccolte in giro, il giocatore farebbe gol a diverse squadre. È La strana come società cosa, sta fregando le mani però pensando a quanto c'ho il cervello possibilmente che sta iniziando, Kolarov cala, possa SO3. C'ho il assegnare cervello gol che sta all'Inter iniziando a Cellulare. frullare su delle possibili idee, delle Siamo nelle fasi possibili finali cose della che gara, potremmo ricordo che fare. ci Ce sono n'è di queste materiale belle per quest'anno loro. per divertirci, ce n'è, devo Milinkovic-Savic. dire che ce Vatta n'è. Tra l'altro, Otamendi. infatti, ragazzi, fatemi sapere, allora, noi Lulic. possiamo, Occhio questo al è, movimento dei nasce come compagni. scopriamo Luis Enrique. della modalità carriera. Possiamo Ottimo cominciarne pressing, recupera il un'altra pallone. su altre basi, o qui ho Otti voluto Kitaka quest'oggi, volontariamente fin qui. affrettare un po' le cose, però fermo Mancano 5 restando minuti alla fine della e ve lo partita. ripeto, come vi dicevo in Ottime apertura di qualità, Pippo. video, Può che segnare bella lì. difesa che E c'ha la c'è il gol Lazio. di Pogba. Come vi dicevo Si è all'inizio fatto video, trovare al posto la carriera giusto. vera, Quella quella partita a canonica senso che unico. porteremo avanti per 4-0 mesi, per loro. la cominceremo su Next Gen con il Monaco 1860. In Serie C tedesca, per Bella e tutta intenderci. la squadra, si può E finisce il match che dunque. partita, Conclusione wow! biancoceleste. Devo dire che ci hanno preso a Assolutamente pallone, a appuntito. pallate. Ci hanno preso a pallate violente. Detto ciò, ragazzi, io per adesso mi fermerei qua, anche perché ci tengo che voi abbiate il video il prima possibile. Sono già le 8:17, quindi ci vorrà un pochino per farvela avere. Però questo è, ragazzi, io attendo vostre. Intanto salvo qui, ma potremmo, ripeto, iniziare un'altra carriera per questo, cioè partire dal presupposto che noi abbiamo 1 mese e 10 giorni prima di iniziare la nostra carriera. Come vogliamo impiegarlo per studiare un po' la situazione? Fatemelo sapere nei commenti. Fermo restando che faremo domani il foot, proveremo e eventualmente andremo avanti appunto con la carriera. Per cui fatemi sapere, buona serata, grazie in anticipo per i commenti che lascerete e noi ci vediamo alla prossima.